L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Salute. Salute. E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno. Carmen Zammataro, con noi in collegamento la dottoressa Paola Stefanelli, primo ricercatore presso il Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità. Grazie dottoressa di essere con noi e benvenuta all'ornitorinco. Grazie, grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori. Grazie. Una nuova variante del coronavirus per la prima volta in Italia è stata scoperta a Napoli. Della stessa finora sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna e pochi casi anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Nelle scorse settimane, come sappiamo, si è parlato di diverse altre varianti, con la variante inglese che sembra essere molto attiva e presente anche in Italia, con 4 comuni in zona rossa in Lombardia. Dottoressa Stefanelli, si parla tanto di varianti, ma che cos'è una variante del Covid-19? Come, perché avviene? Come si manifesta? Allora, una variante significa che è un virus, in questo caso il virus SARS-CoV-2 per l'appunto, che ha modificato parte del suo genoma. Come sapete, questi virus sono dei virus ad RNA, sì. Sono per loro natura, diciamo, molto favorenti a creare delle mutazioni nel genoma stesso, in quanto durante la loro replicazione si commettono, come posso dirvi, degli errori. Questi errori determinano delle alterazioni nel genoma, delle mutazioni per l'appunto. Alcune di queste non hanno un particolare rilievo da un punto di vista biologico per il virus e da un punto di vista di sanità pubblica per noi che siamo appunto gli ospiti di questa infezione, sì. Mentre altre invece costituiscono un elemento, diciamo, di preoccupazione, quindi necessitano di approfondimenti e devono essere particolarmente attenzionate. Quindi di varianti del virus SARS-CoV-2 ne sono state segnalate molte in giro per il mondo e anche in Italia, ma ce ne sono alcune che vengono definite di interesse o di preoccupazione. In inglese sarebbe variant of concern, quindi una variante che costituisce appunto una attenzione particolare, proprio perché presentano delle alterazioni che possono essere importanti durante appunto l'infezione del virus e quindi nello sviluppo della malattia. Certo. In particolare per la variante inglese, una di queste mutazioni sembra essere associata alla capacità del virus di rendersi più trasmissibili, quindi di avere un'affinità maggiore con le nostre cellule. Per questo diventa una variante da attenzionare. Mentre altre varianti di cui si è sentito molto parlare in questi giorni, cioè la variante brasiliana per esempio, piuttosto che la variante sudafricana, hanno, oltre che questa mutazione che aumenta la trasmissibilità virale, un'altra mutazione che sembrerebbe giocare un ruolo nell'interazione della questa famosa proteina spike che ricopre, sì, interamente il virus con gli anticorpi sviluppati dal nostro sistema immunitario. Ecco, c'è qualcuno che dice che fra i virologi, insomma, che qualche variante è stata paragonata a una sorta di motorino truccato, insomma, che corre più veloce di un motorino normale, quindi riesce a trasmettersi in maniera più rapida da una persona all'altra, da un ospite all'altro, in sostanza. Sì, esattamente, sono ovviamente delle metafore per far, certo, capire il concetto che c'è dietro. Come vi dicevo prima, una aumentata affinità che ha il virus nei confronti di recettori delle nostre cellule lo rende trasmissibile, maggiormente trasmissibile. Quindi per far comprendere questo fenomeno si dice appunto corre più veloce, che vuol dire che la trasmissione è molto più efficiente e quindi si infettano più persone nello stesso arco temporale, e quindi l'epidemia determinata da questo tipo di varianti effettivamente corre più veloce, come forse è stato già descritto.
Dottoressa, le precauzioni attuali, parliamo di dispositivi di protezione individuale, di distanziamento, igiene delle mani, possono essere sufficienti per salvaguardarsi da un eventuale contagio? Sì, se opportunamente messe appunto in atto, assolutamente sì. Certamente se si vengono a creare delle situazioni tipo focolai, cioè una numerosità di casi una stessa area, in uno stesso paese, per esempio, ovviamente lì devono essere prese delle misure, diciamo, di contenimento maggiore. Da un punto di vista individuale, perché quelle di cui lei mi sta chiedendo sono delle, diciamo, procedure individuali. Vanno assolutamente, assolutamente bene, vanno sempre bene e devono essere sempre rispettate. E a questo proposito, dottoressa, non ci stanchiamo mai di ricordarlo ai nostri ascoltatori, come si devono indossare correttamente le mascherine? Allora, le mascherine devono essere calzate molto bene sul naso, devono proprio aderire molto bene sulla cavità nasale, devono essere opportunamente fissate dietro le orecchie, ce ne sono diversi tipi con gli elastici o con i laccetti, purché appunto il viso, in particolare il naso e la bocca siano appunto assolutamente protetti, quindi deve aderire molto bene sul viso della persona che sta indossando la mascherina. Nel toglierla è bene magari evitare di toccarla nella parte centrale e prenderla sempre lateralmente dove ci sono gli elastici o i laccettini per poi appunto gettarla opportunamente in un sacchettino dell'indifferenziata. Quindi Certo. queste sono appunto norme molto semplici che ormai mi sembra che anche i bambini hanno imparato ad utilizzare con Sì, estrema tranquillità. e quindi è necessario, insomma, mettere in pratica quello che leggiamo, che ascoltiamo a proposito delle mascherine. E leggiamo anche di indossare due mascherine una sull'altra. questa è una possibilità, soprattutto se ci si trova in ambienti chiusi. In ambienti chiusi, poco areati, ovviamente due mascherine proteggono meglio di una, soprattutto quelle chirurgiche, no? Mentre l'FP2 già da sola è sufficiente, diciamo. Se ci si trova in un ambiente chiuso, particolarmente affollato, poco areggiato, due mascherine chirurgiche una sopra l'altra non sono da escludere, insomma, non c'è niente che ne impedisca l'uso, sempre meglio eccedere, no, nella protezione. Bene, era importante un po' fare questa parentesi per il giusto uso delle mascherine. Beh, certo, dispiace poi vedere a volte per strada vari comportamenti a rischio di noi cittadini, diciamo in generale, come assembramenti o altro, e poi anche persone, a proposito di mascherina, che la tengono nelle posizioni più strane e inutili, chi a mo' di cappellino, chi al gomito, chi in altre posizioni così, che non servono a niente in sostanza. Eh sì, purtroppo questo lo continuiamo a vedere ed è piuttosto sorprendente dopo quasi un anno in cui avremmo dovuto prendere l'abitudine di utilizzarle quotidianamente nel modo corretto. Quindi questi comportamenti ovviamente sarebbe bene evitarli per preservare se stessi ma anche gli altri, quindi basta veramente poco. Poche accortezze e si può veramente evitare un'infezione che in alcune persone può appunto determinare dei quadri clinici importanti, come abbiamo visto, fino ad arrivare appunto ad esiti fatali. Quindi basterebbe avere appunto un po' di sensibilità in più, un po' di, come si dice, resilienza, ormai è un termine che si usa tantissimo in più. Per cercare di dare a ognuno di noi il nostro contributo. Quindi i medici salvano le vite, ma possiamo farlo anche noi con i nostri comportamenti. Beh, io direi di sì, Eh sì. ognuno di noi può fare assolutamente la sua parte, ognuno per quello che può e il ruolo che ricopre, insomma. Quindi direi assolutamente sì, rientra un po' nell'educazione civica che ognuno di noi, no, dovrebbe sempre ricordare. Sarebbe auspicabile, perlomeno. Bene. Certo.
Tornando allora alle varianti, quali sono le procedure con le quali l'Istituto Superiore di Sanità effettua il monitoraggio proprio per scoprire varianti del coronavirus? Ovviamente c'è una rete dei laboratori delle regioni e delle province autonome che devo dire che in questo contesto stanno facendo un lavoro straordinario. Come sapete, abbiamo già fatto una indagine cosiddetta flash i primi di febbraio per avere un dato a livello nazionale relativamente alla prevalenza della variante inglese a cui hanno partecipato gran parte delle regioni e delle province autonome del nostro paese, tanto da avere la possibilità di appunto arrivare ad avere una stima intorno al 18% circa della presenza della variante inglese nel nostro paese. Questo tipo di indagini ovviamente vengono ripetute, verranno ripetute a distanza di tempo per avere delle, come si dice, delle fotografie istantanee, no? Di quello che c'è nel nostro paese e non solo a questo punto per la variante inglese, ma anche per la variante brasiliana e sudafricana, che al momento sono le tre varianti da attenzionare più delle altre, diciamo. Nello stesso tempo i laboratori delle regioni e delle province autonome sono appunto stati esortati a cercare di sequenziare, così come viene citato nella circolare del 31 di gennaio, la circolare del Ministero della Salute del 31 di gennaio del 2021, tutti i casi riconducibili a focolai, tutti i casi di persone da rientro in paesi in cui sono state identificate varianti da attenzionare, tutti i casi di infezione, di reinfezione, cioè di persone che avevano già avuto la malattia che magari adesso si possono reinfettare, tutti i casi di infezione nelle persone che abbiano completato la vaccinazione anti-Covid-19, ovviamente cercando anche di sequenziare in maniera random, diciamo, una certa quota di casi positivi sul territorio. Ovviamente è un lavoro molto complesso, molto articolato, e che quindi si sta portando avanti e devo dire con, ancora una volta, con uno sforzo molto importante da parte dei laboratori delle regioni e delle province autonome. Certo. Un lavoro basilare. Assolutamente. Dottoressa Stefanelli, ma è possibile presumere in qualche modo ulteriori sviluppi futuri nel campo di queste mutazioni del Covid-19? È difficile rispondere a questa domanda perché, come abbiamo detto fin dall'inizio di questa chiacchierata, è un virus che appunto, come altri, insomma, naturalmente muta. Il punto è di cercare di monitorare per intercettare non solo noi come Italia, ma così come si fa anche in altri paesi europei, ma anche in tutto il mondo, di intercettare altri ceppi che possano mutare e possano mutare in un modo che possa destare preoccupazione per le motivazioni che dicevamo prima. Quindi ovviamente l'importante è avere su un sistema che possa appunto intercettarle adeguatamente, caratterizzarle, condividere il dato a livello nazionale ma anche a livello internazionale, perché appunto per quanto ci siano delle restrizioni ormai, ma insomma la gente si muove e quindi facciamo tutti parte diciamo di uno stesso paese alla fine, e quindi è molto importante capire anche cosa succede negli altri paesi europei. A livello europeo abbiamo il Centro per la Sorveglianza delle Malattie Infettive a Stoccolma, l'SDC, l'European Center for Disease Control, che appunto fa delle sintesi e fa delle valutazioni relative al rischio legato alla circolazione di certe varianti rispetto ad altre, almeno in ambito europeo.
e quindi anche a quello è un altro, diciamo, sono altri documenti a cui potersi riferire. Quindi è un lavoro che deve essere un lavoro di squadra a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, evidentemente. Certo. Dottoressa, c'è la preoccupazione sull'efficacia dei vaccini attualmente disponibili per quanto riguarda le varianti e come si potranno allora contrastare efficacemente le mutazioni con nuovi vaccini? Come si può andare avanti nei prossimi mesi, secondo gli studi dell'Istituto Superiore di Sanità? Beh, ci sono diversi tipi di pubblicazioni che hanno dato alcuni elementi su cui riflettere. Appunto, in cui alcune di queste varianti sembrerebbero rispondere un po' meno ad alcuni vaccini. C'è da dire però che le formulazioni per come sono stati costruiti questi nuovi vaccini anti-Covid-19 hanno la possibilità, qualora ce ne fosse una necessità, di poter riformulare in base a quelle che saranno le varianti predominanti nel prossimo futuro, tanto da poter essere sempre più efficaci nel contrastare la malattia, un po' come si fa anche per le formulazioni dei vaccini antinfluenzali, no? Che di anno in anno vengono in qualche modo riviste qualora i ceppi circolanti a livello internazionale dovessero cambiare. Ecco, l'idea potrebbe essere un po' quella. Alla fine, questo credo che sia possibile farlo, credo che anche alcune ditte produttrici di vaccini si stiano già muovendo in tal senso, qualora ce ne fosse necessità. Certo. Bene, allora ringraziamo la dottoressa Stefanelli, Paola Grazie a voi. Stefanelli, primo ricercatore presso il Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità. Buon lavoro, dottoressa, buon lavoro a tutti voi. Grazie, grazie anche a grazie voi. mille. Grazie. L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Salute. Salute.